Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Dopo una settimana, oggi siamo qui per parlare di alcune cosette. Io dal suo Rising, perché appunto è lui quello che deve fare di più di tutti. Allora, mettiamo bene le cose in chiaro intanto. Dopo Legends è out. E non ho altro da dire. Ora vi spiegherò perché. Finalista parte dalla grande delusione del gioco in sé, che come posso dirvi non è mai stato un buon gioco, poi già dalla delusione proprio del gameplay, come intendo che appunto già mio fratello ha parlato sul suo canale, il gioco sembrava più un Dragon Ball Xenoverse, un gioco più... ma perché non mi do questa notifica? Un gioco più, diciamo, non so, più fluido, diciamo, ecco, se più movibile, più giocabile, più facile. Invece, come appunto ha già detto mio fratello sul suo canale, il gioco in sé non ha nulla di tutto questo. Il gioco è si presenta un'interfaccia schifosa, se posso dirlo, dove non hai nemmeno, non è come un normale Dragon Ball che appunto schivi con l'aura, ma l'aura è piccola, poca, mini, e la schivi dopo 2 o 3 volte e poi ciao ciao, proprio ciao, senti, ciao. Dovrai subirti tutta, dico tutta, la combo dell'avversario, chiunque esso sia. E questo è l'inizio dei suoi problemi. Io parlavo solo del gameplay, ma qua il problema purtroppo non è solo il gameplay, ragazzi. Siamo purtroppo proprio no, no, no. Allora, problema, voglio solo elencare qualcuno per dire tutto l'insieme in sé. Modo di ovviamente accumulare cronocristalli, che ovviamente dà fastidio anche ai giocatori, chissà chi è, per quello che è. Secondo, il modo in cui ovviamente, cioè, non so come dirlo in italiano esattamente, ma intendo le probabilità di evocazione, insomma, quello voglio dire, sì. Sono veramente scarse, basse, inutili e orribili, perché ho sprecato in quel gioco più di 10.000 cronocristalli, evocando tante volte su banner ultra di Vegeku, e non c'è stato modo che trovassi nulla, non c'è stato nulla che... E 2 altri problemi che lo chiudono definitivamente, 2 problemi davvero davvero gravi. O è uno solo, oddio. Non lo so, fammici ragionare. No, 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 sono due, sono due. Allora, uno è il fatto proprio appunto di esso, di non avere abbastanza buoni eventi, è quello che è per i Ponziai Ultra o Legend Sim. No, Legend Sim è più facile Ponziai, quindi alla fine l'idiota che dice che la gestione è da non buoni, mi spiace, ma è stupido. Sbaglia veramente tanto, perché non ha capito nulla. I gestione è da non troppo facile, pensiamo, troppo, troppo. Un ultra ovviamente ha i suoi oggetti, ha le sue robe, pensiamo. È come se fosse qui su Rising un po'. Comunque quella era la cosa, non voglio perdere troppo tempo. Con un personaggio con i quarti che ha bisogno dei soggetti. E quindi ovviamente Ponziale, la gestione è impossibile. Cosa prende il gioco? Lo ritrovi rievocando che è impossibile con le probabilità che è? No, grazie. No. E infine l'ultimo problema più grave di tutti: la perdita di tempo che è. Nel senso, appunto, sono già settimane che non mette nulla di utile, mette solo personaggi insulsi come la gestione che non sono abbastanza forti. E semplicemente banalissimi sparking e quelli più extreme. Non ho altro da dire, ragazzi. Il gioco è out. Fine. Scarso è, scarso rimane, totalmente. Ma proprio deluso. Ci ho avuto massimo da 1 mese e mezzo. Sono rimasto veramente deluso. Ho fatto pure le 4 per lui per pensare quei. Non ho altro da dire, guarda, quei ultra. Proprio la cosa conclude qui. Basta. Non vedete più Dragon Ball Legends su questo canale, mi spiace. Non è un gioco buono e non fa parte dell'ottavo. Non è un gioco che merita, messia, non ho altro a dirti. Fine. Detto questo, passiamo a Izuku. Al Strongest Hero, il nostro caro Izuku, sta facendo schifo e pena, totalmente. Questo gioco, che già fa schifo in sé, ma ha messo un evento in cui l'unico modo per andare avanti è shoppare. Un evento alla Weeball, che ovviamente io odio quel gioco, ancora esiste. Fanno solo sciocchezze, mica dei pochi che
pochi uomini che ancora lo seguono quel gioco da 4 soldi, che mette due cavolate di yokai potenziati, solite cavolate. Non è che, infatti è stato abbandonato da tutti gli youtuber, non vedo più nulla, non vedo più video e aiuto, guarda, l'unico modo per avere informazioni su di lui è l'account ufficiale di qualche social. Comunque, parlando di questo, appunto questo gioco di Zuko dovete evocare alla Weeble, quindi con le palline distributore, metti la moneta, e la moneta non è una moneta ma è un biglietto che puoi ottenere solo shoppando, e non un'altra idea. Quindi l'evento pretende che tu evochi addirittura 160 volte, cosa che massimo è da un biglietto al giorno, quindi un'evocazione al giorno massimo puoi fare. Tu devi evocare 160 volte e vuole che shoppi per 10 volte, quindi ovviamente per un totale di almeno 10 euro o di pure di più, perché mi sa sono 1,99 euro. Quindi io non ho altro da dire, non cioè sto gioco sta iniziando a cadermi seriamente dalle mani, e non ho altro da dire. Detto questo, passiamo a Solasin definitivamente e basta. Scusate perché sto perdendo tempo, non ho altro da dire. Il Zugu potrebbe fare una brutta fine come gioco, con l'altro God of War con il Sulzu che mette skin inutili proprio, che no, non ne posso più, non ne so che sa fare, no, cioè, avevo già parlato di quel gioco con lui, per sé è finita. L'obiettivo per me è vedere le skin, screenshotarle, metterle su siti in cui possiano trovabili, solo per non perdere. Quindi questo è quello che io faccio al momento con questi free to play, che non me li tengo più perché non ho intenzione di giocarci. Ora io credo, a proposito, anche Brave Souls è un gioco che non migliora, dà problemi, non ho trovato nulla che con le evocazioni, continua a farmi spendere gemme, come si chiama il mod, non ricordo più, per nulla, non trovo nulla e non sto trovando niente di utile. Ho trovato solo quell'icico con i capelli neri, però nulla di altro che, ho trovato Sei no Suke Yamada, un insulso proprio per il fratello di Anataro. E un altro Mayuri in sus, non sono buone evocazioni, non sta dando. E sto perdendo soltanto le mie cose per evocare. Quindi io poi tornavo a fare l'evento che aveva soldi. Non faccio manco più la versione estesa, mi interessa soltanto leggere le storie e va. Quindi credo che questo gioco d'ora in poi purtroppo diventerà solo questo. Ecco, se non trovo nulla, ciao. Spese un paio di quelli là per aumentare un po' l'inventario e basta, questa è la cosa che potevo fare. Quindi non so se avevo già parlato, ho fatto questa cosa di Dangai, eccolo qua, ha messo finto, come finzione insomma, finto schierato, ma in realtà combatte sempre il mio Gringio. Sian è quasi arrivata a dorata, anche se non sono buoni personaggi, ma in sé ho fatto altro, ho evocato di nuovo sulla nuova piramide e ho ottenuto questi oggetti per Byakuya da 40 quarzi, quindi ne ho già 50, mi servono altri 3 da 50, quindi 150, e poi servono 2000 quarzi. Quando vedrò che uno di loro è arrivato a 200 di questi, allora cioè non continuerò. Qua devo finire la mia punizione di Byakuya, maledetto. Cacao. Eccole qua, gli oggetti di Byakuya. Piuma scura. Non fate caso al gioco che continua a dire calcolare tutto, dico tutto quello che è di spizio, sai, come demone volpe. Un errore madornale orribile. E ho evocato anche all'inizio 100 volte, quindi ho sprecato 100 ordini purtroppo per ottenere questo qua che mi serve in ogni caso. Cioè, beh, non volevo trovare per forza lui, però l'ho trovato. Eccolo qua. Volevo trovarne semplicemente uno, come al solito, perché il mio obiettivo è maxarli tutti, ottenerli tutti per avere, diciamo, la vasta scelta di legami da usare. Lui mi serviva. Sasuke giorno bianco, eccolo qua. Ho iniziato un po' e basta, servirà per quello che servirà. Quindi non ho altro da farvi vedere e mostrarvi. Credo
preso quest'oggi, sto facendo salire quello che è. Funziona come al solito. E Byakuya cacao. Ne ho 15. Eccolo qua, voi sopra vedete stato un attimo, vedete? Grigio è schierato e lui combatte. Ci pensiamo, è un modo che non ho capito molto bene, ma come vedete sono arrivato a 14.580, quindi va bene, funziona. Devo farlo anche con Sasuke e Noitra e vedremo come sarà, però ho bisogno di buoni legami. Quindi detto questo, non ho altro da dire, non ho altro da mostrare. Noi ci vediamo direttamente venerdì, che ovviamente potrei non avere nulla da mostrare. Ciao!